Benvenuta in Inghilterra, madame. Mademoiselle Saint-Aubert. La traversata è andata bene? Sì, ottima, grazie. Zitto, zitto. La nostra mascotte, madame. Di qua, per favore. Così la traversata è stata buona. Spero che le piaccia la camera. È la migliore che abbiamo, madame. Mademoiselle. Come, prego? Ho detto mademoiselle. Eccoci qua. La camera va benissimo, grazie. Poggiate pure lì. Madame vuol fare colazione? Caffè, forse? No, no, niente, non desidero niente. Avanti. Voi venite dal castello? Sì. E avete quelle lettere? Le ho qui con me, madame. Mademoiselle, consegnatemele. È stato arduo sottrarle, mademoiselle. Ho messo a dura prova i miei nervi per... Sì, sì, prendete. E ho dovuto vegliare intere nottate in attesa. Sì, me ne rendo conto. Grazie, mademoiselle. Va in riposo, sapete? In riposo? Così presto. È per lui la cerimonia. Avrà una vecchia spada per ricordo, forse una bandiera. Meglio.
A voi, maggiore. Cimeli. Sì, signore. Buono, poggia. Sì. Se avessi la tua età, Robert, quella schiera di verginelle non la passerebbe tanto liscia. Voi pensate che io manchi di volontà, signore? Se vuoi levarti lo sfizio, figliuolo, levatelo. Io sono il tuo tutore, ho il dovere di stradarti, ritengo. Sono pronto a obbedirvi, signore. Attento, però, sai che accadrebbe? È meglio che diciate voi. Ti porti una di quelle verginelle sotto un albero e circa 10 minuti dopo che ti ritrovi? Francamente io non lo so. Te lo dico io. Ti ritrovi sposato e con la suocera a carico. Ma io per sposarmi sono troppo giovane. In men che non si dica sarai troppo vecchio, sarai come me, ecco, seduto a una scrivania a dettare le proprie memorie. Sono arrivati! Hanno fatto questo! No, questo no! Dammi quello specchio, lascialo tirare! Ti prego, non tirare! Di Robert, il desiderio lo provi a volte, no? Oh, sì, lo provo, signore. Ecco, la vita senza quel desiderio è inconcepibile. Va bene così, fammi cosa fate? Al lavoro, ragazze, svegli. Dammi quello specchio. Cos'è questo? Una cucina o un gallinaio? Beh, io e mi sento ardillo come un diciottenne, quasi quanto un vedovo. Buongiorno, Agnese. Buongiorno, signore. Ci vediamo dopo, figliolo. Devo levarmi questo maledetto bustino ora. Va bene, signore. È già arrivata la nuova ragazza? Non ancora, signore. Avvertimi subito, intesi? Ah, Marilyn. Sono Rosemary, signore. Ma certamente, io non dimentico mai un bel visino. Sei come una pesca. Oh, ma signore. Sì, comandate. Dove ti eri cacciata? È già ritornato? Vedete, non lo so proprio. Informati subito. Certo, va bene. Dopo, figliuola, eh? Dopo, eh? Pronto? Rispondetemi, qualcuno risponda, no? Agnese, è ritornato o no? Che cosa significa, non sei sicura? Beh, corri a cercarlo allora. Lo so bene che deve essere qui in giro. Leo. Ti ho veduto, Leo. Lo so che sei di là. Sì, sono qui, amore mio, sì. Che stai facendo? Oh, mi sto cambiando. Stai pensando? Sì, lo intuisco. A che cosa stavi pensando? Stavo solo pensando a te, amore mio. Bugiardo. Tu pensavi ad altre donne. Maledizione. Ecco, ti ho smascherato. Stai imprecando perché ti ho smascherato. No, non essere ridicola. Stavo imprecando al mio bustino, amore mio. Se sto male è per causa tua.
Su via, amor mio caro. Sto male perché so quello che fai. Sto semplicemente slacciandomi questo maledetto bustino. E mentre te lo slacci pensi ad altre donne, lo so. Chi delle cameriere è lì con te ora? Hai sospirato. Che cosa succede? Ma niente, niente, ti assicuro. Dentro la tua testa, però. Là dentro cosa succede? La mia testa è zona riservata. È il solo posto che mi resti dove possa avere un po' di pace. Entrerò anche lì un giorno o l'altro. Mi ci troverai quando meno te lo aspetti. Sì, sì, come vuoi, amore mio, come vuoi tu. Però adesso seguo il consiglio del dottore e ti chiudo la porta in faccia. Leo, te lo proibisco! Leo! L'inferno è il tuo posto, l'inferno, l'inferno. Sta arrivando! Papà, papà! Sì, cosa c'è, cosa c'è? Ce lo compri il vestito per il ballo della caccia? Non vi comprerò niente. Ah, perché dici così, i papà? I vestiti nuovi mettono grilli per la testa. Ma non sappiamo che indossare. Non indossate niente, farete molto più colpo. Robert, hai preparato quegli appunti? Sì, signore. Ci serve un nuovo abito, papà. Siamo cresciute, papà. Voi crescete sempre. Guardate me, sono cresciuto? Ma si cresce fino a 25 anni. Chi è intelligente sa fermarsi per tempo. Ma papà! Va bene, Robert vi accompagnerà dalla signora Bulstrode appena avrà tempo e lì sceglierete. Hai già deciso chi di noi due vuoi sposare, Robert? O l'una o l'altra, Robert, l'hai promesso. Su, andate via, per favore, qui non ci dovete entrare. Che cosa vi ho detto poco fa? Robert si accompagnerà la signora Bulstrode appena avrà tempo. Ma che orrore di ragazze. Non le trovi brutte? Chi lo sa perché l'amore certe volte dà simili frutti. Le vostre figlie hanno delle qualità, signore. Sì, lo so, mio caro, ma solo negative, sfortunatamente. Siediti, Robert, siediti, siediti. Beh, dove eravamo? Alle relazioni fra il sultano e il nostro governo, signore. Ah, già, già, già. Sì, quello fu il giorno in cui abusarono di due nostri missionari, già. Si impadronirono di quei due poveretti, se la spassarono un poco e ce li resero cadaveri meno uno o due parti in eccesso. Si trattò di un insulto alla bandiera. Ma lo credo bene, signore. E tale fu ritenuto. Noi preparammo una spedizione, ma oh mio caro Robert, quale campagna fu mai, quale campagna? Pagarono salato l'unta di quei due martiri, t'assicuro. Affrontammo quei vili pagani con l'acciaio temperato delle spade senza misericordia. Li sgocciammo tutti a destra e a manca, al centro. Sì. Sì. Poi ci furono le donne. Sì, signore? Sì. Quelle indigene, sai? Gingilletti vestiti di niente. Piccole sirene con il fuoco nei loro occhi, con la pelle vellutata e i contorni, figliuolo. Tu con la spada ancora grondante di sangue hai ucciso, sei il padrone completo, essa lo sai, tu lo sai. Lì sotto la torrida tenda, quando vi ritrovate soli. Sotto la tenda torrida? Dopo che cosa ne fu di loro? Caspita, Robert, non siamo selvaggi. Dopo le affidammo alle suore della pietà a Rabat. Maledizione, Grogan sciupa sempre le mie memorie. Siete sempre alle prese con le vostre ricerche scientifiche, dottor Grogan? Sì. Che diavolo c'è questa volta? Beh, una piccola perdita proprio in cima al radiatore. Vedete, c'è una pompetta sul fondo e quando l'acqua si riscalda è facile. A voi interesserebbe se vi raccontassi i guai del mio cavallo? Siete già in basso uniforme? Sì, è più comodo. E come sta l'invalida? Certo. Bene, bene. Scenata oggi? Oh, no, solo una piccolina. Ho seguito il consiglio e le ho chiuso la porta. Bravo, bravo. Non cammina è solo per suscitare la vostra pietà e impedirvi di lasciarla. Oh, l'ho capita, è un ricatto bello e buono. Dire che un tempo l'amavo. Sono cose che succedono a tutti. Sì. Prima di diventare un'invalida professionale, Emily aveva una grande vitalità amorosa, sapete? Davvero? Sì. Vi ho mai detto che era cantante lirica? Spesso. Già. Si intende, io le interruppi la carriera. E non ve l'ha mai perdonata. Ma non vedo il perché. Ha continuato a dare gli stessi spettacoli per tanti anni, solo per me. Eh sì.
È un po' monotono, vero? Sì. Il vostro cappotto? L'ho lasciato nell'auto. Devo rispondere, signore? No, ignoralo, figliuolo, ignoralo. E chiudi la porta, per favore. Agli ordini, signore. E vostra moglie, Grogan? Oh, se la cava. La curo come un'automobile di vecchio tipo. È sorprendente come quei vecchi motori funzionino così efficacemente. Andate allora a lubrificare la mia bagnarola. Una bella cerimonia quella di oggi, vero? Sì, abbastanza. Sentiranno la mancanza. Io me lo auguro, sì. Starete di più in casa. Credete che non ci abbia pensato? Ma guardatemi. All'esterno tutti fronzoli e nastrini. All'interno un baldo cuore che è ansioso di concedersi. E questa loro la chiamano una carriera finita. Non siete voi il solo se questo può consolarvi. Non mi consola affatto. Non scordate che dovete concedermi un valzer prima che arrivino gli inglesi. Ci sono anch'io. Ho soltanto due balli liberi. Dunque, a chi li concedo? A me, Gilen, perché ve l'ho chiesto prima di tutti. Mi avevate promesso. Va bene. Lo concedo a voi perché il vostro nome inizia per A. E a voi, Zaccaria, perché il vostro incomincia per Z. Grazie. A bientôt, monsieur. Au revoir. Gilen, Gilen, cambierò il mio nome. Giovanotto, è permesso? Eh? Oh, sì, signore, scusate tanto. Mi porgete il carnet de bal, mademoiselle? Ma già è completo. Maggiore. Siete maggiore, non è vero? Maggiore Fitzjohn, comandante l'undicesimo dragone di Sua Maestà, ai vostri ordini, mademoiselle. Oh, beh, allora non posso rifiutare, vero? Sono io. Gilles.
Ghislaine? Che cosa fai? Qui succederà il finimondo. Bene, sono qui per questo. Oh, amore mio, ho orecchi dappertutto. Lascia che ti guardi. Sei tu. Proprio io, caro. Mia adorata. Ho preso il treno notturno. Sì. E poi il battello. E quindi il rapido diurno. Oh, mia amazzone. Ma viaggiare così a lungo e da sola. Sai che sul treno un uomo mi ha parlato. Cosa? Mi ha domandato l'ora. Sfrontato. Però io non ho perso la calma. Avevo un'arma? Ah, attenta, bada. Oh, ce l'hai ancora. E mi ha protetta per tutti questi anni. Per te, Leo. Grazie, grazie. Ma adesso scopro che sei a riposo. Oh, solo per l'esercito, mia cara, mai per il nostro grande amore. Caro, solo questo volevo sapere. Ghislaine, non puoi restare qui. Ma certo che posso. No, Emily è qui accanto, non è possibile. Ogni cosa è possibile adesso, Leo. Sì, lo so, sicuro lo so, però non qui. Beh, prenderò una camera alla locanda per te, per noi. Ho già una stanza alla locanda. Oh, magnifico, tu hai pensato a tutto allora. A tutto quanto. Ed ho qui in questa mia borsetta quelle prove che ti daranno la libertà. La lunga attesa non è andata sprecata. 17 anni. 17 anni dal ballo della cavalleria a Saumur. Io ero appena trasferito in Francia, il maggiore Fitzjohn. Oh, Leo, l'incantesimo di quel primo valzer. Valzer dei Toreador. Non lo scorderò finché vivo. E io nemmeno. Che cosa c'è? Non dovremmo essere qui soli. Soli, mademoiselle? Ma siamo insieme, dovremo sempre stare insieme. Ma maggiore, non ci conosciamo neanche di nome. Il mio è Leo. E già si conoscono i nostri cuori, mademoiselle. Oh! Mademoiselle, noi ci conosciamo da sempre. Noi ci siamo incontrati mille volte nei nostri sogni solo per svegliarci alla vacuità della vita e alla solitudine. Siete troppo audace, maggiore. Sì, ne convengo, mademoiselle, è vero. Vedete, il mio cuore batte come una carica di cavalleria e galoppa verso i suoi obiettivi, i suoi dolci, cari obiettivi. E allora nessuna cosa al mondo riesce a fermarlo. Maggiore, non dovete, no. Oh, ma devo, invece devo, noi dobbiamo. È il nostro destino, il nostro fato. Ah. Chi è quella donna? Non ci sono donne oltre voi, né mai ci saranno. Ma quella signora che ci osserva, la conoscete? Quella, mademoiselle, è mia moglie. Scusate, signore. Scusate, signore. Cosa c'è? Cosa? La nuova è arrivata, signore.
La nuova chi è arrivata? La nuova fantesca, signore. E il dottore è uscito. Sentite, non ho il tempo di scegliere cameriere ora. Ma guarda. Che tipo è? Direi che è polposa, signore. È polposa, eh? Assumila, allora. Assumila. Mm-hmm. Vedi che vita mi tocca fare. Anche della casa io devo occuparmi. Va alla locanda, ci vediamo lì più tardi. No, è inutile che tenti. Sono decisa a rimanere con te. Ma, amor mio, Emily non lo permetterà. Non dovrà piegarsi. Io ho le prove che ti è infedele. Eh? Emily infedele, su via, cara. Ecco qui due lettere. Due lettere firmate di suo pugno. Due lettere d'amore a un uomo. Ma, cara, non è una cosa possibile. Siamo liberi, Leo. Come le hai ottenute? Le ha prese in camera sua una delle tue domestiche. Emily che tradisce me. Ma questo è un oltraggio. Chi è quell'uomo? Che te ne importa? Siamo liberi, Leo. Voglio sapere il nome di quell'uomo. Vediamo un poco. Dottor Grogan. Cosa? Grogan! Grogan! Non farlo, Leo, scioperai tutto! Grogan! Leo! Grogan! È qui che vi duole... Oh. Bene, bene. Niente di serio, avete preso un po' di umidità. Bazzicate troppo i cimiteri. Ma, dottore, spero che mi darete qualche cosa. Rivestitevi ora, amici. E speriamo nella provvidenza. Venite fuori, Grogan! Tanto lo so che ci siete! Foggia! Vengo ad affrontarvi, Grogan! Tu non ti ci metterai anche tu. Don Giovanni, te la do io l'automobile. Grogan! Sono io, preparatevi! Fermo lì, foglia! Grogan! Oh, buongiorno, generale. Voi, inqualificabile seduttore! Qualificato, generale. Sono laureato a Dublino, 880. Accettate la spada, signore! La spada, perché fare? Deve scorrere il sangue! Vi dispiacerebbe spiegarvi? Niente spiegazioni, Grogan, voglio fare un macello! Un momento, scusatemi. Negreste, signore, che queste sono indirizzate a voi? Oh? Non lo so, ora vedo. Beh? Sì. Beh, che cosa? Sto aspettando. Ah, molto interessanti. Interessanti, sicuro. Interessanti rivelatrici. Rivelano che voi avete una relazione con mia moglie. Oh, sciocchezze, è una psicopatica. È normale amministrazione. Siete un essere subdolo e ipocrita. Vorreste negare, signore, che mia moglie sia innamorata di voi? Al momento così sembra, però mi auguro che le passi. Per Diana, il corpo sanitario non ha più onore. Che cosa fareste se adesso vi mollassi uno schiaffo? Ve lo rimollerei. Ah, davvero? Sì, sì, lo farei, perché dopo tutto io sono il presidente del club sportivo e voi solo il segretario onorario. Ah, è così? Già. Vi ammazzo, Grogan! Voglio farla finita con voi. In guardia! Scusate, quello è il mio ombrello buono. Attaccate pure, vero? Allora prendete questa e questa e questa e questa e questa e questa e questa. E adesso come ci mettiamo, eh? Inqualificabile io. Tusci. Va bene, casa nostra. Ma quello è il mio ombrello. A voi, i miei crisantemi. Oh, cielo. State attenti, vi prego. Cosa avete detto? Niente, signore, niente di importante. Non mi sfuggirete, Grogan. Tornate qui e affrontate la pugna da uomo. Là! Ehi! No, ma quante volte devo dirvelo di tenere il braccio più su? Su! Siete sempre stato una schiappa con la spada. Guardate. Fate piano e non vorrete levarmi un occhio. Taglio, a fondo. Caspita, siete molto agile per essere un automobilista. Beh, faccio ginnastica tutte le mattine. E sì che abbiamo la stessa età, no? Guardate qua. Cosa? Guardate. Toccate. La tirate indietro. Affatto, guardate voi. Beh, che ci trovate? Forza. Che avete da ridire? Disgustoso. Cosa? Oh. Santo cielo. Non l'avevo mai notato. Leo? Leo! Mon Dio, sei ferito? Ma niente affatto, sta calma. Chi è quest'uomo? Questi è il mio buon amico, dottor Grogan. Ah, tanto lieto. Grogan! Sì. Uccidilo. Via, amore mio. No, farlo, risparmialo. No. È il nostro testimone. Oh, grazie. E di che cosa si può sapere? Che ve ne importa, non sono affari vostri. Ma che diavolo state combinando? Beh,
ascolta, amore mio, vuoi consentire al dottore e a me di ritirarci solo per pochi minuti a consulto? Non ti faremo aspettare più di pochi momenti. Vorrei il vostro consiglio, Grogan. Sì. Otterrete poco da lui, signore. Il dottore è sempre indaffarato. Siete ancora qui? Forse quell'inimento verrà. No, non serve. L'avevo prescritto a vostra moglie. Ma se ha giovato a lei, dottore... E se giovasse anche a voi sarebbe un brutto segno. Tornate quando volete, ma non tornate prima di 6 o 7 Grazie, mesi. Grazie, dottore. Beh, generale. Chi è la donna? La donna? La donna è Mademoiselle Saint-Evert. Il grande amore della mia vita. 17 anni è andata avanti, Grogan. 17 anni. Eppure è ancora ragazza. Sì. Oh sì, è ragazza. E io sono ancora e sempre suo prigioniero. Per la miseria. Ma generale, io dico, siete in là con gli anni. Perché aspettate ancora? Perché? Perché sono un vigliacco, ecco perché. Con le vostre medaglie e le vostre 18 ferite? Ma quelle le ho buscate in battaglia. La vita è un'altra cosa. Erbacco, generale, voi siete un soldato. Eh? Avrete certo uno zaino. E anche se avessi uno zaino? Fate fagotto. 3 camicie, 2 mutande, 5 o 6 fazzoletti e... via, partenza. Come sarebbe? Disertare il castello? Precisamente. E lasciare... lasciare Emily? Perché no? Sì, perché no? Perché no, infatti. E fareste bene a sbrigarvi. Ancora poco tempo e Mademoiselle resterà Mademoiselle. Oh, zitto. Non lo so. Grogan, mi sembra come se tutto fosse un fantastico volo sulla luna. Allora volate, generale. Volate! Perbacco, lo farò. Volerò, Grogan. Ho appena 30 anni, sapete. 30 anni, ve lo assicuro. 30? Non li dimostro? Con un po' di ginnastica al mattino. Ma cosa da niente, non è niente. Sono il tenente Fitzjohn adesso. Non fate caso a questo. Gilen. Gilen, io mi sono deciso. Abbandonerò Emily e noi staremo insieme per sempre. Oh, mio carissimo. Vieni, amore mio, dobbiamo andare a dirglielo. Sì, Leo. Sì. Mademoiselle, posso offrirvi un passaggio in auto, se permettete? Tu lo consenti? Certamente, Leo. Sì, certamente, voi due. Voi andate avanti. Grazie, dottore. Il vostro ippogrifo. Grazie, dottore. Corri, Leo. Arriverò prima di voi, amore mio. Dalla strada, non vedete che ho fretta? Cosa pensi di questo, papà? Se lo trovi divino, ho una missione da compiere, scansatevi! Generale, sulla breccia più che mai vedo, eh? Devo completare una missione, mia cara signora Bulstrode. Allora prima venite a bere con me un sorso di rosolio. Vi ha sempre ristorato, no? Beh, soltanto un goccio allora, eh? Dopo completerò la Ti prego, vieni a vedere la figlia. Entrate in negozio, stupide occhi, andate dentro. Per Giove, Emma, che bocconcino. Siete deliziosa e tentatrice. E più che mai invitante. Via, andiamo, generale. Lasciatelo dire ai giovani. Cosa? Affatto, ho 30 anni, vi dico, non uno di più. Ma potete dimostrarlo? Abbiamo dovuto compiere miracoli per renderle presentabili. È più di quanto ha fatto la madre. Ingrato. Com'è delizioso questo merletto, non è vero? Generale. È un modellino interessante. Pensate alle figliuole. Quanto verrà a costarmi, Emma? Sapete che sono molto ragionevole. Oh, Emma, se lo foste sul serio, io...
Oh, cielo. Rover, porta queste due stupidelle a fare due passi. È una giornata troppo bella per stare qui rinchiuse. Sì, andiamo. Fuori, sì, Rover. Via. Hai scelto ancora una di noi e devi farlo. No, scegli me, Rover. Vedete, ma questi vostri continui rifiuti sono irragionevoli. Smettetela, uomo perverso. Ma tenete sempre il rosolio nel salottino di prova. Oh, immagino debba darvi un assaggio prima che andiamo. Oh, siete una conturbante, seduttrice, creatura. Neanche in India ha mai fatto un caldo simile. Cosa sarà successo? Non lo so, è difficile a dirsi. È un po' come le donne, sapete, che accusano spesso dei malanni del tutto immaginari. Ma non parlavo della vostra auto. No? Credete sia caduto da cavallo? Oh, no, un gentiluomo non cade da cavallo, no. Mademoiselle. No, viene disarcionato. Oh. Leo, dove sei stato? Scusa, amore mio, un improvviso affaruccio da risolvere. Diamo a battaglia, eh? Courage, mon amour. Sì, sì. Lei dov'è? Di sopra, amore mio. Ascolta, fa la brava adesso. Aspetta nello studio mentre metto a posto questa faccenda. Fa la svelta, Leo. Non resisto a stare lontana da te. Né io da te, amore mio. Né io da te. General. Hm? Avanti, marche. È proprio quello che stavo facendo. Lo so, lo so. Courage. Leo. Sì, amor mio. Non so resistere. Per tutti i numi, Gilena, hai aspettato per 17 anni, certo puoi concedermi qualche minuto per sistemare la mia vita futura. Leo, andiamocene via subito. Mio tesoro, vai nello studio e chiudi la porta, ci sono delle riviste sul tavolino. Delle riviste? Ah, oh, come da un dentista. Ma è il mio dente che verrà estratto e non il tuo. Sì, devi scusarmi, Leo, ti adoro tanto. E io adoro te, amore mio. Oh! Va tutto bene? Sì, sì, perfetto! Ho scoperto il guasto! Velocità eccessiva! Rogan! Rogan! Dove diavolo sta? Grogan! Ma Leo, che cosa è successo? È ancora fuori, Grogan? Che c'è, generale? Ah, eccomi qui. Cosa c'è? Devo salire? Troppo tardi. Come? È sparita. Se n'è andata. Si è calata dalla finestra lungo il glicine. Hai visto? Ha fatto finta per tutti questi anni di essere malata. Sì, sì, un momento, amore mio. Ho lasciato questo. Questi scompensi isterici sono magnifici. Mio caro, qualunque cosa possano averti detto, io ho amato solo te. Ti abbandono per sempre, Emily. Bene, bene. Tanto c'è. Pensate che voglia suicidarsi? Il lago. Andiamo subito al lago. Sì, un momento, un momento. Al lago? Sì, e presto, generale, sbrighiamoci. Leo, ma non pensi a noi? Sì, laggiù, eccolo lì, lì. Oh, sì. Totale guarigione dei muscoli delle gambe. Dobbiamo raggiungerla, Grogan. È diretta al passaggio a livello. Fra due minuti passa il treno delle 5. Leo, io sto aspettando. Sì, sì, solo pochi minuti, amore mio. Voi prendete la strada, io vado per i campi, così la circonderemo. Sì. No. Ma. La mia auto. Oh. No, il mio cavallo. Scusa. Leo. Eh? Non mi lascerai ancora in asso. Solo per salvare la vita di Emily e dopo spiccheremo il volo come due colombelli. Sellatemi il cavallo. Quando torni non mi troverai più. Vedrai, ci penso io a fermarti. Presto, avanti, presto! Poggia! Leo! Guarda qui, Leo! Al riparo, ragazzi, se no avremo troppe perdite! Leo! Leo!
una missione di misericordia, amor mio. Se mi abbandoni ancora, io mi ammazzerò. Fatti forza, mia cara, mio amore, per altri pochi minuti. Via! Scendi subito, mi chiamo! Andrò ad annegarmi nel lago, Leo! Torno fra un minuto, amore! Nel lago, mi hai sentito? Tornate indietro! No, vi prego, fermatevi! State lì, ora mi butto! Arrivederci! Eccomi! Aspettate, madame! Mademoiselle, prego! Un momento, che vengo a salvarvi! Che cosa? Mi non fa notare! Lo so! Prego. Eccomi! Aiuto, aiuto, aiuto! Ancora mi muovo, eh! Sbrigati, fa presto, avanti! Passa solo domattina. Sei in ritardo, tu sei sempre in ritardo. Avanti, torna con me a casa. Preferisco stare qui. Non mi interessa, monta in sella, donna, e fa presto. Avanti, mostro. Generale! Generale! Dite qualcosa. Su, vi prego, parlate. Il mio bustino. Come? Non respiro. Ah. Oh. Oh. Ecco, così va meglio? Un poco. E vi faccio la respirazione artificiale o qualcosa del genere? Sì, per favore. Certo. D'accordo, sì.
Va bene? Così. Sempre così? Sempre. Che cosa diavolo ti sei messo in testa tu? Ho trovato questa donna nel lago, signore. E questo ti autorizza a denudarla, forse? Serve aiuto, signore. E voi altri che cosa fate qui? Andatevene tutti, ritornate al castello, via, via, andate via e portate mia moglie con voi. Affidatela a una cameriera. Giovanotto, devo forse insegnarti che cosa sia l'onore di una donna? Non ritirare le tue mani. Cosa? Via quelle mani! Ti ho già adocchiato, mio caro. Ti ho visto con l'ultima cameriera che avevamo. Cercavo di evitare la cameriera, signore, ma lei mi faceva sempre la posta lungo i corridoi. Quella indegna sgualdrina! Beh, lei mi disse che era stufa di persone anziane. Ho la netta sensazione che tu sia completamente avulso da ogni e qualsiasi principio morale. Certo, signore. Da quel barattolo e venite a darci una mano, presto! Ma dov'è Emily? L'ho rispedita a casa. No, dai piedi. Cosa? Zitto! Tu prendi là e voi di qua. Avanti, girate, coraggio! Va bene, niente al salotto? Vi darò un lieve sonnifero, solo per farvi calmare. Non è di calma che ho bisogno, dottore. Giusto, sono propenso a convenirne. Io voglio agire. Mademoiselle, io farei le donne generali. Che viceversa, sono degli smidollati. Via, via, non dovete accalorarvi. Perché? Perché devo passare tutta la vita a non accalorarmi? Giusto, sì, è giusto. Sì, sono propenso a convenirne, prego. Voglio prego. Solo una goccia della vostra medicina e tanta vitalità. Cosa diavolo sta combinando? Droga! Cosa succede lì? Che cosa state facendo con quella indifesa fanciulla? Le ho somministrato un sedativo. Eh? Lasciamola riposare. Ah, capisco, sì, sì. Sempre sul letto quel gatto. È femmina. Già. Quando sarà di nuovo sveglia? Entro un paio d'ore. Ah, bene. Era una dose piccola. Ah. Uh-huh. E a Emily? Oh, a lei una dose tripla. Ah, bene. È un peccato che non si possa far dormire le donne a comando. Solo svegliarle un po' ogni tanto, di notte. La vita sarebbe più semplice. Sì. In fondo sono ingiusto. Sono molto ingiusto. Lei non si è mai lamentata. Mai una volta in 17 anni. Venite, generale. Eh? Vediamo qualche cosa? Sì, splendida idea, sì. Si ringiovanisce, questo è il guaio. Già. Dammi la tua mano. Cosa? Dammi la tua mano. Sì. La mano! Ve l'ho detto,
Dovevo farne la mia amante anni fa. Insomma, che facevate con lei? Io? Oh, niente. Mai. Un incontro a Parigi, una volta all'anno quando andavo dal comandante in capo. Tutto qui. Ah, capisco. Perciò allora andavate a Parigi? Sì, una volta l'anno. Una volta l'anno vivevo nell'aurora di un sublime amore. Gli altri giorni era tutta una messa in scena. Rincorrevo le educande del collegio, seducevo le cameriere. Sono il padrone del castello, il generale Fitzjohn. E il mondo dice quale tempra. Ma sono vuoto, amico mio. Ho il vuoto dentro. Sono solo e ho paura. Mio povero amico. Anche i miei miseri svaghi mi annoiano. È soltanto il terrore di vivere che mi sprona a inseguirli. Quando la maschera cade, beh... Andate da lei ora. Vi sarà facile svegliarla. Andate da lei prima che sia tardi. Sicuro. Mi sento decisamente meglio, decisamente. Bravo, bravo. Come ero anni fa a quel primo ballo. Su, non perdetevi in altre chiacchiere, generale. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, Grogan. Auguri. Grazie. Baciami, mon generale. Veramente, mademoiselle, io non so se devo farlo. Vede, io sono soltanto tenente. Ti voglio, caro. Ma io... Stai dormendo, mio tesoro? Non aver paura. Sono io, amore. Il tuo Leo è qui. Sono qui, mia gioia, sono qui. E sono assetato del tuo amore. Acqua, acqua. Certo, subito, subito. Anche tu hai sete, eh? Un momento, ma chérie, un momento. Vuota questa coppa. Abbiamo 17 anni da recuperare. La mano. Cosa, amore mio? Rivoglio la tua mano. Leo. Sì, 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 ma certo, amore mio. Questa cara dolce, tua piccola manina francese che ha aspettato tanto per farsi rinserrare da me. Te la rammenti quella meringa da chemise show 15 anni fa? Sedici anni. Oh, sì, sì, che sciocco sono, sì. Fu il nostro primo incontro dopo il ballo. Rammento che mangiavo pezzettini di meringa dalle tue dita. E profumano ancora di meringa. Ti dicevo che t'avrei condotta in un castello incantato, rifugio del nostro eterno amore. Conosco un posticino, mia cara, in Rio Pigalle. Non dovete neanche dare il nome. No, Leo. Devo conservarmi integra per colui che sposerò. Il suo nome? Se solo lo sapessi. Allora non c'è nessuno. Nessuno. Posso sperare. Lo potete. Garçon, un'altra meringa. Il nostro amore era impossibile. Tu volevi il matrimonio, niente. E io avevo una famiglia e una carriera. L'anno seguente non mi riuscì di venire a Parigi, ma nel 1902 ci vedemmo di sfuggita al Bois de Boulogne. Amore mio. Amore mio. Non avemmo tempo per altro. Dovevo partecipare a una riunione degli stati maggiori quella mattina. Poi, nel 1907, te lo ricordi? Le Jardins du Lac.
Vi passammo un intero pomeriggio. Tu non parlavi più di matrimonio, solo di amore. E io, che anelavo far di te la mia amante, ero adesso preso dal timore di fare quel passo irrevocabile. Tuttavia, acconsentii a che l'anno seguente, a tutti i costi, sarei venuto nella tua casa di Saint-Cloud. È già tutto pronto, Clotilde? Oui, mademoiselle. Il letto è preparato. Bene. Oh, è già qui? Non venire se non ti chiamo, eh? No, mademoiselle. Beh. Ah, mi dispiace, mia cara. Sono caduto da cavallo stamani. Mi spiace, mia cara. Ti ripagherò di tutto. Abbi un poco di pazienza, Gilen. Ti ripagherò di tutto. Io giuro che lo farò. Ma quando? Quando? Che? Leo, ce ne andiamo via subito. Ho predisposto tutto. Santo cielo! Non sarà arrivato quel momento, vero? Sì, Leo, è il momento, il nostro grande momento è arrivato. Oh, viens, Leo, viens. Ah, sì, va bene. L'ho progettato nella mia mente tante volte che ne conosco ogni dettaglio. Come tu i piani dell'ultima tua campagna. A quale campagna alludi, amore mio? Quella del Nord Africa, si intende. Ah, sì. Ah, quella sì, la rammento bene. C'erano tutte quelle piccole indigene. Quale di queste uniformi devo mettere? Quale? No, Leo. Tu non avrai più bisogno di uniformi. Cosa? Cammina. Ma Gilè, io... Allora, andiamo. Un momento. Perché siamo dovuti passare dalla cucina? Voglio dire addio al mio maniero. Leo, ti sto aspettando. Scusami, amore mio, scusami. Qual è la prima tappa? Alla locanda, si intende? Si intende. Aspetta un momento, è impossibile. Perché? Non sta bene per una donna della tua classe. Perché? Perché sono sempre le donne senza classe che si divertono nella vita, eh? Allez, viens. Le convenzioni. Io vado su in camera mia. Tu fatene dare una adiacente. Molto bene, mia cara. Ti raggiungo al più presto. Di questo bacano, madame. La mia chiave, prego. Grazie. Mondo boia, guardate chi c'è. Benvenuto tra noi. Bevete qualcosa, coraggio, venite avanti. Sicuro, amico, sicuro, non potevo non intervenire a questa vostra riunione. Coppa della sfida al generale. Dite, Jenkins, con questa pioggia non posso rientrare. Datemi una camera per stanotte. Potrei mettervi insieme a Sir Roger. No, non ci dormo con Sir Roger. Ecco, rifiuto. Io voglio altro da là. Sì, ma io devo... Ecco qua, generale. Tutto ad un fiato. Portate la coppa. Buttate giù. Coraggio, facciamo alla caccia, signori miei. Alla caccia e via! Tira giù. No, devo andare. La
Scusatemi tanto, io ero, ecco, no, io credevo che fosse il portone e invece sono entrato già. Beh, ecco, addio, addio signore. Trotta Morello, trotta! Buonanotte vicario, buonanotte! Ciao, vecchio mio, vi credevo già a casa. Vicario, monta in sella, che ti porta a bere un goccio. Volevo solo fare un saluto al vicario. Ecco, romantico. Ma io credevo che tu non venissi. Sono sorti problemi, amore mio, gravi problemi, ma la strategia ha vinto. Sono un po' umido. Togliti gli abiti, mio tesoro. Sì, sarà meglio. E tu, amore mio? Indosserò qualcosa che ho tenuto in serbo per te da 17 anni. Non mi si asciugherà mai il mantello. L'avevo in serbo come me stessa per te soltanto. Mio amore. Ma qui non sono bagnato. Sei pronto, tesoro? Sempre pronto. Sempre pronto, mia cara. Cosa? Ma ora, dove mi nascondo? Sul balcone. Sì, mia cara, sì, ma sta piovendo, piove a dirotto. Senti, non puoi pretendere che esca ancora. Vai, non fare storia, solo per un momento. Sì, lo so, ma finirò per bagnarmi fino alle ossa così. Crolla di là, bottiglia, prendi il fucile e spara. Avrei curato di avere lasciato tutto il mio cavallo. Io pure, diavolo. Voglio vedere. Sì,
Sì, è tutto chiuso, generale. Ho l'impressione che abbia alzato troppo il gomito. Salutiamo Gennaro e riportiamolo a casa. Piano, piano, mettetevi il braccio intorno al corpo. Buongiorno, signore. Buongiorno. Sapresti dirmi se mademoiselle sia già uscita? No, non saprei. Ma io ci sono. Sì, certo. Mi sono preso un raffreddore ieri sera. E non solo questo. Io l'amo. Santo cielo, ma... Stavolta non ti lasciamo finché non avrai deciso. Ma no, no, bambini, decisionerò uno o l'altro di noi, l'hai promesso. Voi sapete che io la penso allo stesso modo su tutte e due. Ma cos'è? Baciami, Robert, baciami. Stella, ti prego. Prima io, bacia me. Stai zitta, brutta strega, è me che vuole. Tu lascialo stare, ti dico io. Ti faccio vedere io che cosa è tuo. Non ti permetterò di farmi la mia vita. Insomma, siete impazzite? È mio. Smettetela. Lei ha cominciato. Non è vero, è stata lei. Lasciate questa camera e subito. Sì, papà. Io mi scuso per quello che è successo, signore. Oh, volete lavorare oggi, signore? Sì, Robert. Ma senza il tuo aiuto. Come dite, signore? Prenditi un giorno di libertà. Va da qualche parte, non lo so. Da qualche parte e cerca di divertirti. Oh, grazie infinite, signore. Sì, ma... ma forse è meglio... beh, seguirò il consiglio. Sì! Salute. Mi scusi, signore. Meglio. E Robert? Senti, Robert, trovati una ragazza. Una bella ragazza che non somigli a quelle due. E se capita che sia quella giusta, rammentati il generale Fitzjohn, non attendere 17 anni. Sì, signore, ho capito. Grazie, signore. Grazie. Sì, calma, calma. Un momento. Signor Jenkins, cercate forse la signora? Sì. Partita. Cosa? Prendeva il primo treno, signore. Oh, via, via! Subito! E avete un messaggio? Sì. Del generale, forse? No, mio! Venite via con me! Non ne vedo la ragione! Vi amo! Cosa? Vi amo! Ma come osate? Oserei tutto per voi, mademoiselle! Voglio il divorzio e basta. Sei un mostro, sei un meschino rifiuto. Ti prego, sei Emily. Un putrido decadente caprone. Tu un'arpia. E non provi pietà. Pietà. Poteva morire distesa su quei binari. Morire? Ma lo sapevi che il treno era passato. Hai sempre approfittato della mia malattia per ingannarmi. Malattia dei miei stivali. E ora osi parlare di divorzio.
Donnicciole, cameriere, tutto buon pane per i tuoi denti da scivi. Smettila, perché non pensi alle tue infedeltà. Le mie infedeltà, dici? Come? Come osi? Non sprecarti a negare queste lettere. Che cosa sono? Beh? Beh? Ora frughi e saccheggi la vita privata di una donna anche. Tu, l'ufficiale superiore. Senti, è un'altra faccenda, ma queste lettere, se puoi, spiega queste lettere. Io non le ho mai spedite, al contrario di certe altre lettere che furono spedite e ricevute da quella tua stupida donnina. Cosa stai dicendo? Quella donna che hai portato in questa casa. L'ho veduta, vecchio imbecille. Va al diavolo. Io ti lascio, Emily. Sì, fuggi, mio eroe. Fuggi come un cavallo impaurito e lasciami qui, morente. Tu non muori. Sì, invece. Il mio cuore. Cos'altro ha questa volta? Io temo. È come se diventasse più piccolo. Si è ridotto a un fioco battito. Emily, cerca di smetterla con questa stupida commedia. Basta ora con queste sciocchezze, Emily. Mi hai sentito? Oh mio Dio. Ci è rimasta sul serio stavolta. Emily. Emily. Emily, di qualcosa. Emily, di qualcosa, ti prego. Il mio cuore. Ah, non sei morta allora. Vuoi che ti prepari le tue gocce? Oh, non è da uccidere un elefante. Grazie. Apri la bocca. No, no, non stringere i denti, per favore. Ti si versa sulla vestaglia. Coraggio. Che diavolo ti ha preso? Io muoio per mancanza del tuo amore. Non essere sciocca, Emily. Eri solito morsicarmi e carezzarmi, spogliarmi per fare il bagno. Già sì. Ma dobbiamo tutti crescere prima o poi. Perché non mi mordi più come fa un cuccioletto per giocare? Anche i cuccioli invecchiano. E comunque sia, ho perso i miei denti. Per le altre donne non ti mancano. Oh, non ricominciare. E siccome sono malata e vecchia, mi è costretta solo a farti da massaia. Cosa? E a nutrire quelle tue sciocche figliole. Santo cielo, Emily, questo è il dovere di una madre. Prima che ti sposassi io avevo una voce stupenda. Un grande, luminoso avvenire sulle scene. Sì, nell'ultima fila del coro. Oh. Senti qua, Emily, questa discussione è superflua e inutile. Io me ne vado e non tornerò indietro. Vuoi spezzare il mio cuore? Addio, Leo. Sì. Non ho amato altri in vita mia che te. No, Roberto. Ma perché no? Abbiamo, Gilen. Sposatevi. Fuggiamo via insieme. No! Oh. La mia decisione è presa. Alla mia età potrei esservi... Beh, esservi zia, almeno. Zia? È impossibile. Oh, ma non c'è niente di impossibile. Ve lo posso dimostrare. Come? Ecco. In questo modo. Ah! Statemi a sentire. Se vi innamorate, non dovete aspettare per 17 anni. Ma lanciatevi, è un ottimo consiglio. E a voi chi l'ha dato? Il generale. Mio povero Robert, siete ancora più giovane di quanto credessi. Gilen! Addio, Robert, rimarremo sempre amici. Aspettate! No,
No, Robert, no, ve l'ho già detto, è inutile. Siete un bruto. Vi piacerebbe attaccarmi il raffreddore, questo volete? Vorrei darvi molto di più del mio raffreddore, cara Gilen, ve lo giuro. E io vi disprezzo. Come vi azzardate? Perché vi amo. No. Adesso io... Silvo Flea! Hai visto la nuova fantesca? Lasciami in pace. Te le scelgono ancora sode e veloce, vero? Va via, per favore! Questo è il mio rifugio. Già. Allora è qui dove tu dimostri la tua virilità con le cameriere. Sebbene immagino tu abbia poco da dare. No? Che cosa ne puoi sapere? Io so quello che prova una donna quando è lasciata insoddisfatta. E chi potrebbe soddisfare te? Impara a soddisfare solo una donna, sì, uomo, prima di andare in giro a cercare altre conquiste. Così, così non sono stato un uomo con te. Troppo gracile, amico mio, e troppo sonnolento. Beh, potevi rifarti con altri. Sì, un robusto campione di lotta o qualche boscaiolo. Una donna, amico mio, appartiene a chiunque sia in grado di farla sua. Allora che ti si prendano pure con i miei devoti omaggi, perché, se mi consenti, ci vuole una grande fantasia per fare ciò che pretendevi da me in una nottata. E credi che ci voglia meno fantasia a non essere continuamente delusa? Credi che tu sia stato il solo a cui abbia pensato? Ah, ora cominci a trascendere. Sei volgare senza pudore. E se è la verità, perché non mi hai lasciato anni fa? Perché io sono tua moglie. Non per molto ancora, ti assicuro. Ma davanti a Dio e alla legge sono tua moglie. Lasciami stare. Non ti allontanerai da me. Lo farò, giuro. Farò monti di debiti e ti rovinerò. Comparirò nel nulla e non potrai trovarmi. Ti inseguirò fino ai confini della terra. E quando morirò, mi seguirai anche laggiù? Quando morirai griderò alto e forte: io ero sua moglie. Il mio nome sarà inciso sulla tomba. E quando sarà il mio turno, giacerò lì vicina a te per l'eternità. Se sapessi, Emily, quanto ti detesta. Questo non cambia nulla, mio caro. Sono sempre tua moglie. Così imparerete. No, je vous en supplie. Laissez mon ami. Oh, Robert. Intendo chiedere il divorzio. Vecchio pazzo, chi ti vorrà poi? Qualcuna. Quella tua donnicciola? Lei è giovane e bellissima e mi aspetta da tempo. Ti aspetta, quella lì. Da 17 anni. Oh, è troppo idiota. Ridi, ridi. Se l'amassi veramente mi avresti lasciata anni fa. Sono restato solo per evitarti un dolore e per pietà verso un'inferma che io erroneamente ritenevo genuina. Oh, ma quanto sei stupido.
Credi che verso di te io abbia pensato a dolori o pietà, oppure al tuo grado o al tuo nome? Che vuoi dire? Te lo rammenti quel ballo? Quando è stato? Sì, circa 17 anni fa, se non sbaglio. Lo rammento, sì. Ma tu perché? Io non lo dimenticherò mai. Ero innamorata di te, per quanto ora sembri impossibile. E ti ero stata fedele, malgrado le tue amanti. Ma il ballo? Perché te lo ricordi? Tu stavi danzando un valzer con una sciocca, vanitosa, bionda ragazzina. Che cos'era che suonavano? Suonavano il valzer dei Toreador. Diventò il mio amante. Un semplice sconosciuto. E magari era un subalterno. Certo, non immediatamente. Ero una donna rispettabile e aspettai. Per quanto? 3 giorni. Oh, 3 giorni. Io ho aspettato 17 anni e ancora aspetto. Dopo quello ce ne furono altri, finché fui troppo vecchia. Tu solo mi rimanesti. Ma se mi sei stata infedele, perché questi sciocchi tentativi per trattenermi? Perché ti detesto. Ti detesto per ciò che ho dovuto subire. Lasciami libero, allora. Però ti amo anche. Non dire scemenze. No, non come un amante. Non è un amore che noi conosciamo, e né per i tuoi discorsi sull'onore così ampollosi. Ma se le cose stanno... E neanche per il tuo grado o le tue ricchezze. Me ne furono offerte di più. E perché? Perché? Perché tu appartieni a me. Sei mio. Come la mia casa, i miei gioielli, i miei mobili. Mio. Mio come il tuo nome. Qualunque promessa tu abbia fatto ad altre, tu sarai solo e semplicemente questo. Balla con me. Solo quest'ultimo valzer, il valzer dei Toreador. Danza con me, con questa vecchia sfinita. Danza con il tuo rimorso. Danza con il tuo amore. Lasciami in pace!
come sta? Oh, ha una ripresa formidabile. Potrebbe fare altre 10.000 miglia. Grazie al cielo. Siete voi quello in pericolo. Come dite? Beh, la vostra mademoiselle si è trovata un altro diversivo, con un forte raffreddore. Il giovane Robert. Io gli ho prescritto un emoliente, ma oso dire che mademoiselle ottiene risultati assai più efficaci. Cucù! Oh, come il è malato, mon povero petit chou. Fuori da quel letto, essere indegno e lascivo! Non t'azzardare a toccarlo, eh? Che cosa fa questo moccioso nel tuo letto? Ha il raffreddore! Che cosa? 93,8, mon Dio, è morto! Ma quali 93,8? È solo 38,9, non v'è motivo per questa plebea mansione di asciugargli la fronte e fargli panni. Ci sono i servitori per questo. Robert, mettiti l'uniforme e montacavallo e fila a casa al galoppo! Io oppongo, lui resta con me. Mm? Cosa sta succedendo fra voi? Leo, ne sono innamorata. Cosa? Io sono innamorata di lui. Così seduci le fanciullette, non è vero? Senti, se hai un po' di fegato, alzati e dimostralo con me, lasciando in pace le donne! Sei un sanguinario! Combatti da uomo, avanti! No! Portatemi due spade! Leo, se mi ami, non fargli del ti male! Ti toglierò le orecchie proprio perché no, ti amo! Lascialo sfogare da solo! Avanti! Io sono pronto, signore. Va all'inferno, Robert. Mi spiace tanto, Leo. Ma io l'amo veramente. Ma per la miseria, non ha ancora l'età per soffiarmi la donna che amo. Che tu non hai mai posseduta. Senti, io uso le buone maniere, comunque stavo a buon punto. Ma lui l'ha già fatto. Vorrai scherzare, quella finta mammoletta. Ormai gli appartengo, Leo. Che razza di malfidato vizioso ipocrita, ti ha preso con la forza, è vero? Lo ammazzerò! Ma... No, Leo, non con la forza. Io l'ho fatto spontaneamente. Tu l'hai fatto spontaneamente. Beh, sono una donna, Leo. Scorre il sangue nelle mie vene. Ma Gilene, io ti amo. Noi dovevamo fuggire insieme e era tutto predisposto. No, Leo. Robert e io intendiamo sposarci ora. No, mai. Devi fare buon viso. Affatto. Non sai a cosa vai incontro. Niente può impedircelo. Io sì, madame, dato che chiamarti mademoiselle sarebbe ridicolo ormai. Sono insensibile. Non consentirò che un mio ufficiale vada a impegolarsi con una donna della tua età. No! Signor... Mai, ho detto mai e poi mai. Oh, fa quello che ti pare. Tenente Fitch. Ma io vi supplico. Silenzio quando parli con me. Per abbandono ingiustificato del tuo posto fino a mio nuovo ordine sei agli arresti. Molto bene, signore. E questo per cominciare. Fermi! Dalle aure mortali sorge nuova vita, si può ben dire. Sì, la ringrazio molto, molto gentile, sì, certo. Molto gentile. Io, beh, non l'avrei fatto per nessun altro questo, ah, no. A meno che non fosse de punto. Ah, oh, sì, certo, sì. Ecco, molte grazie, molto gentile, grazie. Oh. Chi va là? Miceli. Interramenti e cremazioni con due clienti. Siamo vecchi colleghi con il reverendo Grimshaw. Lui dà il viatico ed io penso all'ultima spintarella. Il signor Fitch? Sì, buongiorno. Molto lieto. Mademoiselle Saint-Hubert. Avanti. Prego, prego. Avete già preparato tutto? Ah, sì, certo, è una faccenda poco ortodossa, già, beh, sarà meglio che incominciamo, scusate. Li ho consigliati di prendere un trasporto di prima classe, reverendo. Costa un po' di più, si intende, però ne vale la pena per la maggiore comodità che offre. Sì, va bene, Miceli, va bene. Fate da testimonio, eh? Volete seguirmi, prego? Date le circostanze, celebrerò la cerimonia bassa, va bene? Sì, penso di sì. Dunque, avete il necessario? Eh? Sì. Ah, sì, certo.
che cosa fate? No, 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 non dicevo i soldi, volevo dire l'anello. Oh. Erano in serbo per te, amore mio, da 17 anni. Penso. Consegnateli a me, per favore, grazie, non mi serve altro. Ed ora procediamo. Cari figlioli, siamo qui riuniti davanti... scusate, vi dispiace di cambiare posto un momento? Oh, no, affatto. Sì, scusate. Ecco fatto. Cari figlioli, siamo qui riuniti davanti a questa... davanti a questa congregazione per unire quest'uomo e questa... Miceli! Miceli, vi prego, cercate di frenarvi. O perlomeno suonate la marcia nuziale. Ma non è mai richiesta per i funerali, però conosco avanti i soldati cristiani. Dicendo. Ma batti dalla faccia! Non impedirà le nozze. Tu credi? Ha preso un plotone di cavalleria. Sergente, schierate il plotone! Sì, signore. Aprite la porta. Devo scrivere alcune lettere urgenti. Rimandiamo a domani, Cosa facciamo? A voi, sergente maggiore. Sì, signore. Tenente Fitch? Sì. Siete agli arresti? Sì, sergente maggiore. Oh. Prigioniere scorta. Tenente Fitch, siete stato accusato di due reati. Primo, di aver abbandonato il vostro posto di servizio. Negate questa accusa? No, signore. Secondo, di aver disobbedito al vostro comandante tentando di sposarvi malgrado vi fosse stato negato il permesso. Negate questa accusa? No, signore. Generale Fitzjohn, prego. Signore. Volete dire alla corte ciò che sapete della donna in questione? Indegna reputazione, signore. Per 17 anni ha mantenuto una relazione illecita e adultera. È bugiardo! Prego! Perché non ci provate voi? Provare cosa? Ad avere una relazione adultera con quel vecchio. Questa è una corte militare marziale. Sedete e fate silenzio, per favore. Ma è la verità! Lui ha messo in moto questo affare e lo fa solo per ripicca. Sedetevi, ho detto! Ripicca un corno. Devo proteggere i miei ufficiali da donne seduttrici. Seduttrici? Volete che vi dica cosa quella specie di vecchio prestagione voleva fare? Questa donna intervenisse all'udienza portandola... Signora, sedetevi subito! Generale Fitzjohn, se non sedete anche voi farò sgombrare l'aula. Così questa sarebbe la vostra bella giustizia. Le salopo di 7 anni, ma se la corsa me metto scendo in due. Signore? Sì? Vorrei chiarire un punto che riguarda l'accusato. Procedete. Tenente Fitch, avete ragione di credere che il generale Fitzjohn covi in sé del malanimo verso di voi? Rispondete alla domanda. Il generale Fitzjohn si è sempre comportato con il più grande affetto, signore. Io provo soltanto rispetto e ammirazione per lui. Avete altro da aggiungere? No, signore. Tenente Fitch, la corte vi ritiene colpevole dei reati predetti. Non mi resta quindi che emettere la sentenza. Niente affatto. Generale Fitzjohn, siete pregato di restare seduto. Non fate il galletto, Aykroyd. Io ero colonnello quando voi eravate un tenentino. Sono il presidente di questa corte ora. Mettete fine a queste sciocchezze. Questo ufficiale è stato ritenuto colpevole delle accuse. Le ritiro quando è così. Posso allora rammentarvi che in questa corte la vostra veste è solo quella di testimone? Lo volete capire o no? Io qui parlo come padre, Aykroyd. Padre di quel ragazzo. Cosa? Mio padre, signore? Sì, Robert, sì. Tua madre era una donna del luogo. Una gentile, dolce fanciulla con due occhi da far perdere la testa. Mio padre. Santo cielo. Il mio vecchio caro padre. Non perdere tempo, Robert. Va con lei e siate felici. Oh, Robert, eri tu che io ho amato in lui sin dall'inizio. Non preoccuparti. Io avrei fatto la stessa cosa alla tua età. Date le circostanze, immagino che la corte possa ritirarsi.
Tenente Fitch. Sì, sì, signore. La causa è archiviata. Leo! C'è. Sei lì? Sono sempre qui. Fa freddo? Sì. Il dottore se ne va. Vieni su, Leo. Vieni qui da me. Eh? Adesso sì. L'inverno si avvicina, generale. Ah. Suoniamo la ritirata, eh? Da-dum, da-dum. Eh? Ehi, dico, perché mi prendete? Questo è il silenzio della fanteria. Oh, davvero? Vi chiedo scusa. E quello vostro come fa? Io voglio vivere, Grogan, e voglio amare, voglio donare il mio cuore. Però nessuno lo vuole più, generale. Lasciatelo riposare tranquillo, quel vecchio malinconico ordigno. Bene. Meglio che torni da mia moglie e anche voi, generale. Sì. Il solito tram-tram. Per tutti e due. Buonanotte. Buonanotte, Grogan. Cosa? No, non ho chiamato, no. Tu chi sei? Sono la cameriera nuova. Devo ramazzare qui, signore. Sì. Dovrai sempre ramazzare qui, sì. Sì. Avvicinati. Sì, signore. Posa quella scopa, eh. Tardi ora per ramazzare. Sì, signore. Sai, credo che in questa casa finirai per trovarti bene, perché io sono un vecchio giovinastro e non chiederò molto. Chiedo solo che si abbia un po' di comprensione. Sì, signore. Non ti dispiace se ti prendo per la vita? No, signore. Ma chi dirà la padrona, signore? La padrona non dirà niente fino a tanto che tu non le dirai niente. Si sta bene così, non è vero? Sì, molto bene, signore. Non si fa niente di male, però ti fa sentire meno solo nell'oscurità.